voluto organizzare questo nostro incontro culturale, artistico, ma come ha ricordato anche religioso, perché il tema è religioso e quindi è molto importante anche questo aspetto. E partirei subito per ricordare che nel 1815 Antonio Canova si trovava a Parigi, era stato inviato lì da Pio VII, il quale alcuni anni prima lo aveva nominato ispettore generale delle antichità e belle arti di Roma, nonché direttore dei musei vaticani. Aveva circa 57 anni e era già considerato uno degli scultori più importanti d'Italia, dopo Michelangelo Buonarroti. Era cioè aveva una fama internazionale, era conosciuto in tutta Europa e le sue committenze arrivavano addirittura in tempi di rivoluzione sotto l'impero napoleonico durante la restaurazione. Nonostante tutti questi travolgimenti della storia moderna, la cultura e l'arte di Canova, al di sopra dei conflitti, al di sopra delle vicende umane, si è elevata immortale. Ecco, questo impegno lo ha svolto egregiamente, perché a Parigi si trovava per recuperare tutte le opere trafugate da Napoleone durante le campagne d'Italia. E tra queste opere ce n'erano importantissime. E mentre stava lì a Parigi, accompagnato dal suo amico francese Catremer de Quincy, va a visitare la chiesa di San Sulpicio per consiglio del suo amico, e i priori della chiesa di San Sulpicio gli chiedono un'opera di arte sacra per il loro altare maggiore. Di fronte a questa richiesta, Antonio Canova era rimasto abbastanza titubante, tant'è che due anni dopo, nel 1817, i priori di San Sulpicio gli scrivono e gli dicono: ma la nostra commissione, la nostra opera è per caso in elaborazione? E lui gli risponde dicendo che aveva preparato un bozzetto, e questo bozzetto era in particolare dedicato ad una pietà e ad un gruppo statuario che facesse riferimento alla tradizione artistica e storica italiana, e quindi a breve avrebbe dato notizie. In realtà le committenze gli arrivavano dall'Inghilterra, dalla Russia, dalla Francia, dalla Germania, era straordinariamente impegnato, e tuttavia nel 1820, dopo 5 anni, avvia la realizzazione in gesso della Pietà, dell'opera che sta qui. Questo bozzetto in gesso lo conclude dopo un anno, nel 1821, e lo espone nel suo studio a Via delle Colonnette, che è una traversa che si trova tra Via del Corso e Via di Ripetta, presso il Piazza Augusto Imperatore. Non so se siete mai stati a Roma in questo luogo importante. Ecco, lì c'era il suo grande studio, ed espone il gesso che aveva realizzato dopo un'elaborazione di 5 anni, ispirato da un tema religioso che aveva affrontato soltanto poche volte. Aveva realizzato un compianto del Cristo morto nel 1820, ma soltanto con un dipinto. Ne aveva realizzato un altro
in basso rilievo un altro compianto del Cristo morto, ma un'opera scultorea in dimensione al vero non aveva mai realizzato su un tema così difficile, uno dei temi straordinariamente complessi da affrontare per i contenuti che portava. Ecco, e soprattutto si doveva confrontare con uno dei più grandi scultori italiani che era vissuto 3 secoli prima, cioè con Michelangelo. Si doveva confrontare con Michelangelo, che aveva portato alla massima espressione possibile l'opera della Pietà nel famoso gruppo scultoreo che si trova a San Pietro in Vaticano. Questa opera in gesso che viene da lui realizzata e viene rifinita e esposta nel suo studio ha un immediato riscontro internazionale. Arrivano visitatori da tutte le parti del mondo e gli arrivano subito delle committenze, in particolare dalla Russia e dall'Inghilterra. Volevano a tutti i costi la Pietà di Antonio Canova. Tuttavia il poter portare un'opera di arte sacra così importante fuori d'Italia era un'operazione complicata, perché la Chiesa premeva per far tradurre l'opera in marmo e farla rimanere in Italia. Tutto questo, naturalmente, mentre si stava attrezzando per realizzare l'opera in marmo, non poté avvenire perché esattamente un anno dopo, nel 1822, muore. Nel novembre del 1822, a 65 anni, Antonio Canova muore. Il pensiero di una Pietà era stato richiesto dalla Chiesa di San Sulpicio, era stata da lui elaborata, era stata maturata, era stata realizzata nella copia in gesso, era stata esposta con grandissimo successo, ma non poté portarla a termine. Il fratello Giovanni Battista decide di completare la volontà, di portare a compimento la volontà di Antonio Canova, e chiama i suoi allievi, in particolare Cincinnato Baruzzi, che era uno degli allievi di Antonio Canova, e gli chiede di portare a compimento la statua della Pietà, visto che lui aveva ereditato le opere in gesso che si trovavano all'interno dello studio. Gli chiede di completare l'opera per trasferirla a Possagno, nella gipsoteca del Museo Canoviano di Possagno, in provincia di Treviso. Lì era nato naturalmente lì il fratello voleva completare, portare a compimento la volontà di Antonio Canova. Ecco, questa volontà si tradusse in un contratto. Giovanni Battista fa un contratto in particolare con Cincinnato Baruzzi e gli chiede di portare a compimento l'opera, di tradurre il gesso in un marmo. Il blocco di marmo si trovava già nello studio di Canova ed era stato già apparecchiato per poter essere scolpito. Ecco, questo contratto porterà vista la collaborazione fruttuosa che si era stabilita tra il fratello di Antonio Canova e Cincinnato Baruzzi, porterà addirittura alla vendita dello studio di Antonio Canova. Lo studio sarà acquistato da Cincinnato Baruzzi con le altre opere in gesso che si trovavano lì dentro. Ebbene, passano 5 anni, perché la lavorazione era lunga, difficile, problematica, e nel 1826, all'incirca,
il fratello di Antonio Canova scioglie il contratto con Cincinnato Baruzzi. C'è un colpo di scena in questa vicenda, cioè in pratica il contratto che doveva portare alla realizzazione dell'opera in marmo viene sciolto perché cambia idea. Il fratello cambia idea, non voleva più che fosse tradotto in marmo l'opera di Antonio Canova, ma in bronzo. E quindi fa un nuovo contratto con Bartolomeo Ferrari, uno scultore importante, ma un bronzista, cioè uno che aveva un tecnico che aveva grandi capacità nella fusione, ma l'opera di bronzo non era quella che voleva Antonio Canova. Antonio Canova voleva un'opera di marmo. Sta di fatto che viene sciolto il contratto, viene naturalmente affidato con una nuova stipula, viene affidato a Bartolomeo Ferrari la traduzione in bronzo e nel giro di poco tempo si realizzano due opere diverse dell'originale gesso della Pietà di Antonio Canova, una in bronzo e una in marmo. Quella in bronzo la paga direttamente Giovanni Battista, la paga lui. Quella in marmo la paga Cincinnato Baruzzi, il quale chiede un prestito di 5.000 scudi al Banco di Santo Spirito pur di portare a compimento l'opera che il suo maestro gli aveva chiesto di realizzare se fosse mancato. Ebbene, la situazione si complicò nel momento in cui, finita l'opera, Cincinnato Baruzzi la espone come aveva fatto Canova nello studio di Pietro Colombetti e a quel punto arrivano naturalmente oltre ai complimenti per la realizzazione dell'opera arrivano anche commesse varie e tra queste commesse ci sono gli interessi della Chiesa romana perché anche in questo caso un'opera così importante di uno scultore famosissimo a livello internazionale non doveva uscire dall'Italia e soprattutto non doveva uscire da Roma secondo queste intenzioni. Sta di fatto che per l'interesse del cardinale Zurla, il quale aveva diretti rapporti con Papa Gregorio XVI, si fa l'accordo. Viene chiamato il cardinale Ercole Dandini di Terracina, che stava seguendo i lavori per la Chiesa del Santissimo Salvatore, e lo Stato Vaticano acquista per 8.000 scudi l'opera realizzata da Cincinnato Baruzzi. Nel 1833 l'ormai affermato scultore Cincinnato Baruzzi, professore di scultura presso l'Università di Bologna, arriva a Terracina portando l'opera che aveva realizzato poco tempo prima. Accompagna l'opera. Dato che l'opera mancava ancora della base, di quella base che vedete, la realizza appositamente e il tutto viene trasportato a Terracina e nel 1833 viene collocato sull'altare maggiore della Chiesa del Santissimo Salvatore, che era in costruzione, era appena in costruzione. Quindi la statua viene eretta sull'altare ancora da benedire, la chiesa verrà benedetta soltanto nel 1843
e poi verrà consacrata successivamente, ma la statua del gruppo scultoreo arriva a Terracina nel 1833, accompagnata dal suo autore, voluta dal Papa, con l'intercessione del cardinale Dandini, che è ricordato nella lapide che si trova qui nel pronio sulla porta principale della chiesa del Salvatore. Quindi nel 1833 la statua viene collocata lì, 70 anni dopo viene rimossa perché l'idea di avere una statua composta in orizzontale rispetto allo slancio verticale che aveva invece il presbiterio della chiesa del Santissimo Salvatore, convinse la chiesa di allora a spostarla in questa cappella, e nel 1904 verrà eretto sull'altar maggiore il Cristo portacroce scolpito in gesso da Raffaele Zaccagnini, pagato 2000 scudi dagli Antonelli, dalla famiglia Antonelli, che ha fatto poi decorare anche la cappella che voi vedete. Quindi, dopo 70 anni, il gruppo della Pietà entra in questa cappella, che da allora si è chiamata Cappella della Pietà. Naturalmente, nel fare queste operazioni sono avvenute una serie di incomprensioni abbastanza evidenti, come già accennava Don Luigi, perché la statua era stata scolpita per essere vista tutto dopo, perché la statua è scolpita, il gruppo scultore è scolpita anche dietro, non è diciamo così, lasciata piatta, non è lasciata piatta, è tutto tondo, e quindi sarebbe stato necessario avere, così come succede per la statua del Cristo che si trova sull'altare maggiore oggi, quella sì un'opera di marmo, non di gesso, perché il Cristo portacroce crollò con i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e non si recuperò. Nel 68 venne realizzata la statua che voi vedete, di opera di Francesco Nagni, che poi è possibile ammirare girando dietro il deambulatorio dell'altare maggiore, perché l'abside della chiesa del Santissimo Salvatore ha un deambulatorio, cioè ha un corridoio anulare che gira dietro l'altare e che avrebbe consentito al gruppo della Pietà di essere visto anche da dietro, dove c'è la firma di Cincinnato Baruzzi, questa è un'opera firmata. E quindi non è stato possibile. Poi l'altro errore che è stato fatto è di alzarlo su un basamento troppo alto, e quindi non è possibile godere pienamente di tutti i punti di vista che il gruppo consente, ma di cui parleremo fra poco. Sta di fatto che la sua storia dell'opera è particolarmente interessante per le vicende che abbiamo raccontato. Ideata da Antonio Canova, realizzata in marmo lunense, marmo bianchissimo, delle cave di Luni, vicino Genova, si trovano vicino Genova, sono cave antiche che sono particolarmente adatte per i gruppi statuari. È stata, per le vicissitudini che abbiamo raccontato, è stata portata a Terracina soltanto per un singolare destino. Doveva essere un'opera della chiesa parigina di San Sulpicio ed è finita a Terracina. Cioè, un fatto veramente clamoroso, un fatto clamoroso. No, volevo
informazioni. Abbastanza chiara la storia che abbiamo raccontato, e questa è solo la storia, cioè queste sono le vicende che hanno consentito di portare la statua, il gruppo statale a Terracina. 8.000 scudi, quando viene firmato definitivamente il pagamento per Cincinnato Baruzzi, che si era indebitato con il Banco di Santo Spirito per 5.000 scudi e l'hanno pagato nel 1834, l'hanno pagato e gli hanno dato 3.000 scudi, perché i 5.000 scudi se li sono tenuti per i debiti che aveva contratto con il Banco di Santo Spirito. Stiamo parlando di una somma che oggi potrebbe oscillare tra gli 80 e i 100.000 euro, quindi questo gruppo statuario, oltre ad avere un valore storico ed artistico, ha anche un valore patrimoniale, quindi ha un valore effettivamente monetario. Ecco, questa quindi è la vicenda che abbiamo raccontato. Il valore artistico invece, adesso abbiamo raccontato la storia, il valore artistico di quest'opera non è meno importante, perché quando Antonio Canova decide di affrontare questo tema, il tema della pietà, aveva già, come ho ricordato, aveva già avuto due esperienze importanti in due importanti. Questa è il compianto su Cristo morto del 1799, è un'opera di grandi dimensioni che si trova nella chiesa di Possaglia. È un dipinto. Antonio Canova ha trattato pochi temi sacri, ma la maggior parte dei suoi temi sacri sono quindi legati alla morte di Cristo. E questo è invece un bassorilievo in gesso, vedete? È un altro compianto sul corpo del Cristo morto, e sono esperienze che lui ha maturato tra il 1799 e il 1800, con una riflessione approfondita sul tema della morte e sul tema della morte per eccellenza, la morte di Cristo. Non a caso l'originario bozzetto, prima del modello in Creta, l'originario bozzetto aveva la croce dietro. Vedete la grande croce che sta qui nel compianto? Era stata prevista anche per il gruppo scultoreo della Pietà. Invece alla fine rinuncia, perché troppo grande, troppo importante era il modello di riferimento a cui doveva guardare. Era questo, guardate. Questa è la Pietà di Michelangelo Buonarroti, che si trova a Roma in San Pietro, dove secondo una tradizione secolare, il tema della Pietà avrebbe dovuto avere soltanto due essenziali protagonisti, cioè la madre e il figlio morto. Questi erano i due protagonisti dell'opera. Da sempre, da quando nel Medioevo, questo tema è stato, per ragioni devozionali, trattato sia dal punto di vista teologico e sia dal punto di vista artistico, con una vastissima diffusione di opere dedicate a questo tema, per cui il dialogo mistico, il rapporto straordinario tra la madre e il figlio non è stato e non è ancora frutto di un riferimento ai
I Vangeli non trattano questo tema. Non c'è traccia del rapporto della madre con il figlio dopo la morte di Cristo. I temi che sono riferiti dai Vangeli sono naturalmente la crocifissione, la deposizione, il compianto di Cristo morto e poi naturalmente il sepolcro vuoto. Questi sono i temi richiamati dal Vangelo, ma l'attività è il rapporto di compassione tra la madre e il figlio, non sono trattati in modo specifico dai Vangeli, ma sono il frutto dell'approfondimento. E sembrava quasi che non si potesse dire più nulla di quest'opera, né dal punto di vista artistico né dal punto di vista dei suoi contenuti. Ma non accade questo. Antonio Canova riesce a innovare il tema, riesce ad ampliarlo, riesce a riempirlo di nuovi contenuti e di attualizzarlo. E come realizza questa sua idea e questa sua riflessione sulla morte di Cristo e quindi sul sentimento di compartecipazione alle sofferenze patite da Cristo? Innanzitutto compie un'innovazione iconografica all'interno del tema della pietà, inserisce la Maddalena. La figura della Maddalena che compare nei Vangeli per le varie fasi della passione e morte di Cristo viene inserita all'interno del tradizionale gruppo scultoreo, così come l'abbiamo descritto. Altra innovazione straordinaria è la figura prevalente della Madonna, quindi della madre di Cristo, la quale, come vedete, guardate qui il dialogo mistico è serrato, esiste la sofferenza del Cristo morto e della madre che lo abbraccia, e quindi è un dialogo tra di loro. Qui avviene un'altra cosa. Qui l'innovazione iconografica è quella della madre che non riesce a sopportare il dramma del dolore della morte del figlio, il figlio che premuore alla madre. Di solito sono i figli che seppelliscono le madri e qui il figlio muore prima della madre. La madre non riesce a sopportare questo dolore e guarda verso il cielo quasi a dire che lei deve essere consolata per il suo dolore, ma che il figlio deve essere anche riconsegnato al padre. Cioè è morto, riprenditelo, sta per tornare da te e cerca consolazione attraverso lo sguardo rivolto verso il cielo. Questa è un'innovazione particolarmente importante, non soltanto dal punto di vista del tema della pietà, ma anche dal punto
punto di vista formale ed estetico. L'innovazione invece della Maddalena è legata ad un altro aspetto, che è quello della partecipazione esterna al dramma. La Maddalena siamo noi, la Maddalena siamo tutti noi. La Maddalena è la peccatrice, è la penitente ed è colei che intercede tra il dramma che si è compiuto e coloro che assistono al dramma. È lei che distesa verso il corpo di Cristo, viene quasi abbracciata, ricompresa dal gesto della Madonna. E questo gruppo nell'insieme decide sostanzialmente il significato, il vero significato dell'opera voluta da Antonio Canova. Di fronte a questo dramma non c'è soltanto l'amore della madre per il figlio, ma c'è l'amore per Dio. E quindi il contenuto dell'amore per Dio è quello che sospende il tempo, che annulla la storia e ci consegna all'eternità. Ecco, questo è il significato della nuova iconografia, la quale come ho detto prima, doveva essere vista da tutti i punti di vista attorno all'opera. Quando si girava attorno all'opera si poteva guardare meglio l'espressione della Maddalena verso il Cristo con il capo reclinato, oppure da questa parte guardare la testa del Cristo e quello della madre, oppure da dietro guardare come i corpi si intrecciavano dal punto di vista della composizione formale dell'equilibrio delle forme. Quindi innovazione dei contenuti, innovazione nelle forme. Naturalmente tutto questo si realizza anche con la grande maestria scultorea di Canova. Canova era un neoclassico. La bella natura è l'ideale, la bellezza ideale è la bella natura. Qui il dramma è già superato, per la sua bellezza il dramma è già superato. Il corpo di Cristo è di una bellezza veramente non sappiamo, dal punto di vista estetico, è un nudo strepitoso. Il capo reclinato, le mani ormai posate, non è più sofferente, è come addormentato. Non è più nel dramma della morte, è come addormentato. E la madre che lo regge con la testa, guardate la mano che regge la testa del figlio morto e che guarda verso il cielo e stende l'altra mano verso la Maddalena, che ripeto, siamo noi la Maddalena. Questi corsi, questa composizione, questo equilibrio delle forme, questa bellezza delle forme è una maniera anche di sublimare la morte, di superare la morte, e nello stesso tempo ci consente di entrare, di capire, di approfondire il tema affrontato così come ha fatto Canova nel suo gruppo statuario. E naturalmente l'altra cosa che dobbiamo ricordare è questa, guardate. Questo è un dipinto murale che si trova, si vede poco perché è degli inizi del XIV secolo, è tardo medievale. È la Maddalena, Maria Maddalena, che esce dalla grotta nella quale è in eremitaggio e gli viene offerto un vestito da questo cosiddetto presbitero.
Questo dipinto murale è grande come questa parete, si trova nella ex chiesa di Santa Maria Maddalena a Terracina, nella Villa Salvini. Nella Villa Salvini c'è una antica chiesa medievale di Terracina con un ospedale, un lebbrosario, e la chiesa era intitolata a Maria Maddalena. Quindi i rapporti tra Terracina e la devozione, il culto per Maria Maddalena sono ricordati in questo dipinto. La chiesa, i resti della chiesa medievale sono ancora lì, sono ricavati all'interno delle antiche strutture delle terme romane che si trovano all'interno di Villa Salvini, e all'interno di quelle strutture nel Medioevo, a partire dalla fine del XII secolo, è stato realizzato un lebbrosario, un ospedale e una chiesa, un oratorio che è stato gestito dai francescani, dai cistercensi e dai cavalieri di San Lazzaro, da tutta una serie di organismi religiosi fino alla fine del Settecento, quando praticamente la chiesa è stata dismessa ed è stata sconsacrata. Ma la memoria di Maria Maddalena a Terracina è molto forte e radicata, anche se in questo caso è sconosciuta, praticamente sconosciuta. Quindi la figura di Maddalena qui si lega indirettamente anche alla memoria del culto di Maria Maddalena a Terracina. Molto importante questo da ricordare. E infine vi volevo anche dire che l'opera nella tecnica sopraffina utilizzata da Canova è la finalità di rendere il più possibile estetica l'opera stessa, cioè il bello di natura, la bellezza ideale applicata a un'opera tradizionale come questa doveva servire ad accentuare gli aspetti di sentimento, cioè gli aspetti umani, cioè era un'opera estetica, perché cercava la bellezza ideale, cercava la bellezza della natura, ma cercava anche la bellezza dei sentimenti, perché l'espressione della Madonna qui si vede poco, perché dovrebbe essere ripulita il gruppo statuario, ma nelle fotografie rappresentate si vedono delle lacrime che scendono dagli occhi appena abbozzate, si vedono delle lacrime che scendono dagli occhi della Madonna, l'espressione della Maddalena è particolarmente interessante, è come se stesse esprimendo la sua sofferenza interiore, e poi naturalmente l'espressione di Maria. Ecco, tutte queste cose non sono realizzate per esercizio tecnico e basta, sono realizzate per comunicare la bellezza non soltanto delle forme, ma anche la bellezza dei sentimenti espressi, il bello di natura, il bello naturale, il bello delle forme, il bello ideale, ma nello stesso tempo la bellezza profonda dei sentimenti, che può nascere anche da un dramma come quello della morte. È questo il percorso che ci apre un'opera come questa, e non a caso si trova all'interno della cappella del Battistero, perché come vedete la cappella del Battistero è completamente affrescata,
per volontà della famiglia Antonelli, l'hanno pagata loro la decorazione, ma come vedete dietro la statua c'è la risurrezione, c'è il grande quadro del Cristo risorto, vedete? E davanti alla statua c'è l'acqua battesimale, la nascita in Cristo, la morte di Cristo, la risurrezione di Cristo. Quindi c'è un significato preciso, non ci sono soltanto le strutture, le decorazioni, l'architettura, c'è il profondo significato e dell'opera e di ciò che sta attorno all'opera. È questa la maniera migliore per cercare di capire quello che stiamo vedendo e cercare anche noi di entrare di più e meglio nello sforzo incredibile che è stato fatto per realizzare quest'opera straordinaria. È la più importante opera di arte sacra realizzata da Antonio Canova per ispirazione propria. 5 anni di elaborazione e poi altri 5 anni per realizzare il marmo e poi tutta la vicenda della vendita e poi incredibilmente il gruppo Savoia arriva a Terra Cina. No, veramente il destino è pazzesco in queste vicende, misteriose che ruotano attorno al destino degli uomini e delle opere. Ecco, questa è questo quindi che dobbiamo capire meglio, dobbiamo cercare di comprendere meglio, perché le opere d'arte sacra, non le opere d'arte e basta, ma le opere d'arte sacra portano dentro di loro un profondo significato che può aiutarci a capire che cosa significa la pietà, che cosa significa il sentimento umano della pietà, la pietas, che cosa significa non soltanto dal punto di vista dell'umanità, ma che cosa significa in particolare dal punto di vista religioso. Ecco, abbiamo parlato della storia dell'opera, abbiamo parlato del valore artistico dell'opera, abbiamo parlato dei contenuti religiosi dell'opera e forse siamo riusciti a capire qualcosa di più di quello che si trova all'interno della Cappella della Pietà di Antonio Canova e di Cincinnato Baruzzi. Grazie a tutti.